Tacchete, ci siamo. Buonasera a tutti, siamo arrivati qua per una nuova puntata, per un altro arco dell'avventura in Waterdeep, dove i nostri, diciamo come stavamo dicendo tra di noi, il nostro coeso gruppo di avventurieri si sta addentrando nella trama di, diciamo, relazioni fra le vari gruppi di potere all'interno della città. E dopo aver aiutato un po' il vicinato con problemi che avevano con mogli defunte, ma non del tutto, sono stati avvicinati al Yawning Portal da dei rappresentanti degli Zentari, nella persona di Davil Starsong, che gli ha fatto una proposta interessante, ma di cui non sembravano i giocatori molto personaggi. Tutti e due un po'. Sembra che non ci sia una controindicazione se non nel nome di chi la propone. Detto questo, poi avevate anche ricevuto se non ricordo male le tempistiche, nel pomeriggio dovreste avere, siamo alla mattina, siamo pranzo al Yawning Portal, dovreste avere un incontro poi programmato per fare l'atto di proprietà del maniero, che se non ricordo male è per mezzogiorno, sì, è per il pomeriggio fondamentalmente. Domani sole alto. Sì, sto riguardando quale note. Quindi domani il 9 è programmato un appuntamento al quartiere del castello. Detto questo, se non ricordo male, l'ultima volta ci siamo lasciati con voi che stavate discutendo, o meglio finendo di discutere, la proposta di Davil diciamo evitare che ci fossero ulteriori spargimenti di sangue nel quartiere dei Moli, che era stato sotto in cui sono stati sotto attacco degli elfi e mezzelfi. Tre morti decapitati. Perfetto. Di notte. Ovviamente di notte, non in pieno giorno. Nel territorio protetto da lui, insomma, dai suoi uomini. Dagli Zentarim. Sì. Ok, quindi... In cambio aveva... Questi signori qua dovrebbero portarci, insomma, farci conoscere... No, cos'è? Farci conoscere i loro superiori? No. 100 pezzi d'oro in cambio. Cioè, proprio tutto alla trattativa al rialzo, no? Cioè dice sì, e vi presentavano la loro sorella per portarvela a casa. Invece no, qui voi non piangerete, voi non riderete. No, la proposta era semplicemente un compenso... Allora, gratitudine e... compenso monetario. Sì. Non meglio definito. No, definito, era stato definito. 50 pezzi d'oro. Ah, 50 a testa. Okay. Mi fanno 200. Sì.
Sì, fanno 200, sì. Ok. E loro tendo su sul fatto che Agmund non è d'accordo in imbrattare il proprio onore, sì, per, lavorando per gli Zentri. Esatto. A che vedete Tia che strofina un po' il mento. Secondo me Agmund ha ragione, non dovremmo lavorare per una gilda di persone con una tale infamia. Live, ta-ta-ta. Ok, dovremmo essere... Ho perso 70 anni di vita, quindi a metà della puntata mi vedrete morto qua sopra direttamente. Comunque c'è qualche forza nell'universo che mi sta dicendo di cambiare il PC. Di cambiare il PC. Perché non è... Perché siamo in live, lo so, ho messo live solo che volevo far ripartire anche il cosino su su Facebook. Faccio ripartire anche quello. Devo fare un paio di copia e incolla. Ragazzi, non so se c'è ancora qualcuno collegato, se c'è, molte grazie. È qua è arrivato proprio il momento di cambiarlo. Perché non riesco a rintracciare qual è il pezzo che dà il problema. Ok, è partito anche Facebook. Ok, e riapriamo. Adesso mentre ci riaggiorniamo vediamo di capire dove è. Sì. Aspettate, mi sto togliendo. No, questo. Ok. Faccio ripartire anche gli audio e tutto quanto. Mi dicevamo che sono rimasto a... C'è un problema di audio, ci dicono. Che tipo? Il solito. Adesso metto l'audio. Ah, quello gracchiante. Sì, gracchia. Fatto. Ragazzi, l'unica roba che inizio a temere è che dopo queste live qua mi assumeranno da qualche parte per fare il l'IT di qualche trasmissione su Twitch, perché le sto risolvendo, imparando a farle fare in 4 nanosecondi tutto quanto. Allora, andiamo qua. Yawning Portal. Ok, possiamo riprendere? Sì, possiamo riprendere. Scusatemi tutti. Purtroppo è un errore assolutamente randomico. Tipo, può non farmelo per 3 mesi o incazzarsi con una bestia. O 10 volte tutte stasera. Ma ha una preferenza solo per le live. Solo quando sei in live. Beh, ovviamente, scusa, che fai, no? Riprendendo velocemente, sì, Tia stava appunto dicendo che condivide la posizione di Agmund e che dice il succo, no? La morale è: alleiamoci con gli Zentarim solo se è proprio l'ultima opportunità. Perfetto. Piuttosto proviamo prima ad andare dalle guardie, che magari loro possono ingaggiarci per la stessa cosa. Io dico, Kriel dice: guardate, non ne facciamo una questione di morale, anche perché non è assolutamente mia intenzione aiutare queste persone, però loro potrebbero avere delle informazioni che ci possono essere utili. E d'altra parte ci stanno chiedendo di risolvere degli omicidi, non ci stanno chiedendo nulla che possa danneggiare la comunità o qualche altra cosa. Criella, qui guardiamola pragmaticamente. Criella, queste persone ci stanno chiedendo di svolgere il loro lavoro perché sono incapaci di farlo. Solo per questo. Esatto, ma ci pagano. Qual è la differenza se te l'avessi chiesta una guardia cittadina? E non ci hanno chiesto di ammazzare nessuno, no? Anzi, tutt'altro, di proteggere qualcuno. Io non posso
posso permettere che neanche per un istante che il mio nome, la mia reputazione vanno associati agli Zentri, che si possa anche solo dire in un locale affollato o in un momento di ubriachezza che io sia stato pagato gli Zentri per fare un lavoro. E perché mai dovrebbe venirla a sapere qualcuno? Gabriel, tu ti hai nascosti tanti segreti e li tieni per te molto bene, ma alcuni che credi che siano segreti invece lo sono. Non vorrei questo che passi anche a me. Tuttavia l'idea di Tiria, no. Se la guardia cittadina in qualche modo ci autorizzasse a scendere a patti con gli Zentarim, non saremmo più mercenari al loro soldo, ma bensì delle temporanee guardie cittadine in missione di sottocopertura. Ma stiamo deviando. Per me farebbe tanto la guardia cittadina non penso abbia bisogno di noi, né tantomeno noi abbiamo bisogno di loro. O sbaglio? Guardo Criella. Assolutamente, io non ti seguo, Agmand, perché cosa ti stanno chiedendo di così contro le leggi questi Zentarim? Alla fine su di loro ci sono tante dicerie, ma che io sappia ci stanno chiedendo una cosa assolutamente normale per degli avventurieri. Ci stanno chiedendo una mano per mantenere il controllo del loro territorio. Ma no, ce l'hanno detto esplicitamente. Degli Zentarim. Ma no, ma avete capito male, ci stanno chiedendo una mano per salvare delle persone, è ovvio. E poi chiedendo aiuto alla guardia cittadina o semplicemente facendosi ufficializzare dalla città di Waterdeep, il tuo nome sarebbe sbandierato ai quattro venti, Agmand, così è molto più sarebbe discreto. Ma in quel caso saremmo gli eroi che hanno incastrato o comunque rintracciato un pazzo omicida. Sì, ma gli Zentarim non ci dovranno un favore in quel caso. Beh, io comunque noi non lo faremmo per un favore degli Zentarim. Non è la guardia cittadina che ha informazione sulla pietra di Golor, né tantomeno sui dragoni, sono gli Zentarim. E Criella annuisce. Abbiamo tutti. Mi stanno proprio a cuore quei dragoni. Mi fate cortesemente un perception, tutti quanti. Sì, i dragoni non sono solo oro, Agmand, sono tutto quello che vuoi. Il tuo riscatto, la possibilità di fuggire dalla sua famiglia o da chi sta dando la caccia a Tia. E quello che preferite, insomma. Mi sono dimenticato la prova, percezione? Sì. Signore, io dico che questi Zentarim è meglio averli dalla nostra parte che contro di noi. Il che non significa dover fare delle azioni che sono contro il benessere comune o contro i nostri principi. Significa semplicemente una mano sul tavolo. Hai ragione, Criella. Sai che mi hai convinto. Aiutare questi Zentarim non significa per forza contravvenire alla legge. Tuttavia posso scendere a questa avventura a certe condizioni. Se scopriamo qualunque cosa scopriremo degli Zentarim, lo dovremo riportare alla guardia cittadina, e se dovessimo mai catturare un assassino o un malfattore che sia, sarà sotto nostra custodia e sarà nostra cura disfarcene nella maniera più o consegnarla legale, alla legge nella maniera più appropriata e giusta per Waterdeep. Sul secondo punto sono anche d'accordo, sul primo, cioè quello di andare a denunciare o fare qualunque altra cosa contro gli Zentarim, io me ne tiro fuori, perché io qua non voglio rischiare la mia pelle.
Questi, questa è gente con cui non puoi scherzare. Tutto Agman, che ti questo fare. Non li legittima Agman, scusa, di infrangere la legge. Agman, tu hai notato che da quando vi siete alzati dal tavolo con Davil Starsong c'era una figura che aveva un po' gli occhi puntati su di voi e sembra intento a cercare di seguirvi con lo sguardo. Ma faceva parte del degli Zentarim o era... No, era seduto a un altro tavolo. L'hai già visto questo qua più volte. È una faccia abituale qua allo Yawning Portal. Non so chi sia o che lavoro faccia. Fammi un history. Non lo conosci. È una faccia che hai già visto, ma non associ a un nome. Ok, scusatemi un attimo, devo andare di locale. Mi alzo e vado al balcone e cerco il 11° livello ranger che ci serve. Qual è il tuo nome? Strider. Strider. Che, scusate, posso dirlo, cioè proprio vince a mani basse su gran passo, Strider, proprio. Ok. È super figo. Ti avvicini alla figura? Sì. Allora, è come... Scusate, ve l'ho cavato, ve lo ripiazzo. È giusto, voi non lo vedete? No, lo devi condividere. Esatto, okay. Non l'avevo condiviso. l'avevo messo nella live, ma non ve l'avevo condiviso a voi, scusate. Okay. Questo è il tizio che sì, ci sta osservando. Sì, okay. Umano. Vado al balcone. Espressione, come posso dire, malinconica, ma attenta. Ma attenta. Ok. Vado al bancone. Ti faccio un perception per garantirmi che lui non mi segue o cioè con lo sguardo te lo faccio comunque. Vi sta tenendo d'occhio, cioè vi sta guardando. Mi sono allontanato da loro per andare verso il bambino. Vorrei capire se segue me o resta fisso. No, cioè vedi che tiene traccia di entrambi, cioè se guarda il gruppo, guarda te, guarda il gruppo. Ok, mi avvicino al banco. Mm-hmm. Sfilo due monete, oro. Sì. Li allungo al locandiere dello storico che Durnan. Si chiama Durnan. Durnan. Gli dico: Durnan, senza gli do indicazioni per capire dove trova l'uomo. Gli dico: fammi una cortesia, allungo di senza dare troppo nell'occhio. Mi sai dire quel tizio chi è che fa? Dici. Quello che sembra pronto a piangersi addosso? Sì, quello con l'aria languida. Jalester, mi pare si chiami. Come mai lo vuoi sapere? Sta posando troppo a lungo lo sguardo su di noi. Volevo sapere se le sue intenzioni erano... Fammi un persuasion. Dice, sì, è uno a posto, credo. Non fare niente di stupido davanti a lui. Credo che sia con l'alleanza degli Lord. Ma nel frattempo che succede tutta questa cosa? Sì, sì. Tanto vabbè, cosa succede al tavolo di Devil Starsong? Mentre vedete comunque... che anche lui è lì. Fammi un perception su sta cosa. Una cosa, attenzione, che poi vorrei che fosse una cosa chiara per tutti. Gli Zentarim non sono
apertamente illegali nella città. No, c'è. Ok, certo. Perché hanno un lavoro di forniscono guardie del corpo, in genere guardie del corpo fondamentalmente, il lavoro quello... Si vocifera che abbiano dei traffici. Si vocifera che abbiano dei traffici e quant'altro, sì. Ok? Cioè, però ufficialmente non è che tu dici, salve, quello lì è degli Zentarim, uguale arrestatelo. Ok, non è una... No, no, chiaro. Se posso aggiungere qualcosa out of game, rispetto alle edizioni precedenti, nel corso della storia, gli Zentarim hanno avuto una grandissima battuta d'arresto, cioè proprio storicamente hanno avuto delle perdite anche apicali, e quindi si sono molto ridimensionati rispetto a quello che erano nelle passate edizioni, dove erano apertamente malvagi. No, esatto. Nelle passate edizioni... Questo fuori dal gioco, ovviamente. Sì, no, se avete in mente idee degli Zentarim legati alla seconda o terza edizione, non sono quelli della seconda edizione. Ok, dai. Completamente. Questo mi corregge un po' di più, non dai. Sono apertamente... Che ne so, sono solo loschi. Sono loschi, non sono apertamente pro necromanzia, demonologi, diavoli, cani e io cani. Io non li conoscevo. Okay. Non li conoscevo nelle edizioni passate, quindi per questo avevo io già pensato a una cosa del genere. No, però qui te le mettono di fianco agli altri come fossero una gilda a caso. L'ho detto perché ho avuto il sospetto che aveste. Capito, aveste in mente qualcosa di più di quello che sono ufficialmente. Poi che possono essere dei figli di puttana, possono anche esserlo. Cioè, voi sì, sono più dei mercanti con pochi scrupoli che dei veri e propri assassini prezzolati. E voi avete assistito a delle scaramucce fra i Zendrin e gli Xanatar. Questo voi l'avete assistita a queste cose, quindi. Ok. Un qualcosa che non siano propriamente a posto, è corretto che ce l'abbiate. Non è come se avessero nominato Satana, ok? Come gruppo. Chiaro. Okay. Chiaro. Giusto per rimettere. Cosa so dei lordi? Aspetta, prima volevo finire con scusa. Con Tia che aveva fatto. Allora. Vedi, niente, sembra intento a chiacchierare un po' con, come si chiama, Yara, mi pare che si chiami, giusto? Sì, yeah. Yara. Non sembra prestare attenzione a voi. Sorriso stampato sulla faccia, espressione... Strimpella, espressione trasudante, fiducia in se stesso... Ok, ti dirò in generale, in ogni caso, continui ad avere tu la sensazione che sia una persona che è abituata a non far trapelare ciò a cui pensa e ciò a cui mira. Ok, cioè, difficile da leggere. Okay. In assenza di Ekman, volevo dire a Tia, sbatto un pugno sul tavolo. Tia, non ti ci mettere anche tu, maledizione. Già convincere Ekman a fare una cosa del genere è una cosa impossibile. Adesso ti metti anche dalla sua parte. Non si sa quello che gli dobbiamo dire per non farti pensare che lavoriamo per una banda di assassini, anche perché non è così effettivamente. Tia ti risponde, e tu cosa ne sai, Rabbi Luke? Girano così tante voci sugli Zentarim. Sono degli Zentarim quelli che si scannano in mezzo alle strade insieme agli Xanatar. Probabilmente sono sullo stesso livello. Non lo sappiamo. Ma ragazzi, lasciamo che si scannino tra di loro. Lasciamo che si ammazzino tra di loro. A noi di questa guerra non deve importare assolutamente nulla. Teniamoci fuori di tutto ciò. Noi stiamo sperando. Esatto, a noi interessa solamente avere qualche informazione e probabilmente questi Zentarim ce l'hanno. Ok, ma non sei sicuro neanche di questo? E ovviamente il tavolo continua a bisticciare. Agmund, una cosa. Sì. Che questo è proprio senza tiro. Quando ti ha detto l'alleanza dei Lord... Sì. Tu la conosci proprio per... di background tuo, è un
è un'alleanza fra le maggiori città dei della Costa della Spada, in cui sono raggruppati tutti gli esponenti, diciamo il Lord Aperto, il signore di Neverwinter, eccetera eccetera. Okay. L'Ascan no, non c'è l'Ascan dentro. Nella... te lo dico, non so, per... non so quanto è la tua conoscenza della Costa della Spada. L'Ascan non c'è nell'alleanza, però Waterdeep, Candlekeep e queste cose qua ci sono tutte le città. È diciamo è un consiglio allargato. Sì, è un po' come l'Unione Greca di tempi classici, okay. Cioè quindi siccome sono tutte città più o meno città-stato, non so, sono città tutte indipendenti quelle nella Costa della Spada, però questa è un congrega, diciamo, che quando ci sono dei pericoli che superano gli interessi della singola città, in genere si attivano, intervengono, sono fortemente militarizzati e ordinati, diciamo, come posso dire, sono una disciplinati, sì, è sostanzialmente okay. militare come organizzazione. Ok. Ok, basta. Torno al tavolo. Ok. Torno al tavolo. Non dico nulla agli altri. Ok. E cerco di tornare nella conversazione. Quindi se stavate dicendo qualcosa... Beh, sì, ci trovi che stiamo ancora dibattendo sull'opportunità o meno di... Sì, fondamentalmente il punto di Tia è che comunque è molto incerto quello che sostengono loro, cioè, e danno per scontato che gli Zentarim sappiano effettivamente qualcosa di utile, danno per scontato che gli Zentarim siano solo un po' loschi, ma nulla di più, e quindi così, no? Perché è così? Ok, ragazzi, facciamo così, pongo quest'unica condizione. Se catturiamo qualcuno, non lo lasciamo nelle loro mani, ma lo diamo alla giustizia. Per me va bene. Garantitemi questo e vi accompagnerò a questa avventura. Va bene. Una cosa, scusatemi. Rabeluk. Ok? Sì. Mentre sei lì che chiacchieri, sei lì che gestiamo, diciamo come al solito, controlli, tieni ad occhio un po' le tue tasche. A un certo punto senti, c'è un biglietto in tasca? Sì, cioè era dentro la manica. A un certo punto, mentre sei lì che chiacchieri, senti Hope che ti cade in mano un biglietto. Se vuoi ti faccio una prova di furtività, perché vorrei cercare di aprirlo sotto tra le gambe. È più Slate of End questo proprio, furtività di mano. Ah, ok. Rapidità di mano, sì, scusa. Vabbè. In cui non sono particolarmente abile. Lo so. Però è la destrezza, nel carpale. Madonna. Ok, diciamo, allora non mi ricordo le passive vostre, scusatemi che me le guardo. Allora, tutti, no, tranne Criella. A parte Criella, sia Agmand ve ne accorgete che guarda un... Sentilo mentre pieghi la testa per leggere il bigliettino, senti lo sguardo penetrante di Tia fissarti in silenzio. Sei quella lo faccio senza farmi notare. Non pensavo fossi così interessata a ciò che ho sotto la cintola, Tia, e tiro sul biglietto sopra il tavolo. Ok, dentro c'è scritto, te lo dico, non fa... sì. non
non perdere l'occasione per far parte di qualcosa di grosso. Firmato, firmato DS. Lo giro. Visto? Visto? Così. Lo giro agli altri. C'è qualcosa di grosso sotto, ragazzi. Stiamo dando troppo nell'occhio, secondo me. Comunque lo cartoccio subito appena lo leggono gli altri e me lo rimetto in tasca. Ok. Allora, cosa diciamo al, allo strimpellatore lì? Faccia parlare tu, Rabeliuk. Qui hai la ragione, stiamo dando uno spettacolo qui. Digli che accettiamo. Fatti dare dettagli e andiamoci a casa. Vado. Mi posso fidare, vero? Certo, Ackman. Quando mai ti ho dato modo di pensare il contrario? Non ridete, non ridete. Vedete che Tia si copre gli occhi così. Vorrei chiederti per un deception, ma sarebbe offensivo nei confronti di Ackman. Il deception. Quando sarà il momento, Ackman, ti ricrederai su di me. Mentre Rabeliuk si allontana, io giro lo sguardo verso Ackman. Io ho notato che lui ha parlato con questo personaggio un po' stralunato. No, lui non ha parlato. Lui ha parlato solo con lui. Cioè, che lo ha osservato, che si sono accorto di niente. No, voi non avevate notato il... Ok. Jalester. Jalester non l'avete notato. L'abbiamo visto. Lui è andato da Durnan, ha messo delle monete sul tavolo, ha preso una, ok, perfetto, mi basta. Ha cambiato due parole. Ha cambiato due parole e basta. Non... Mi basta. Mi giro verso Ackman, Kriel si gira verso Ackman e gli dice: Ackman, cosa sei andato a fare da Durnan? Io spero che tu non faccia qualche cavolata. Non mettiamoci in bocca o sparsiamo in giro voci inutili, eh? Tia ti guarda prima ancora che Ackman risponda e ti fa: è andato a prendere una birra, ce l'ha pure detto quando si è alzato. C'è proprio due dragoni d'oro per una... Due dragoni d'oro per una birra. Abbiamo visto che metteva due dragoni. Ecco, quello potete fare un perception. Quello fatemi un perception per capire. Ok, perché mi avevi detto che l'avevo visto, allora mi sono... No, hai visto che cambia. Fammi un perception. Forse io me ne sono accorto. Ok. Sì. Ma dai, ragazzi. No. Basta. Io lo so, però. Basta, la mia avventura finisce qua. Tu hai visto che... Beh, potevi usare il Tide of Chaos per fare un altro... Sì, esatto. Tia, tu l'hai chiaramente visto che erano due dragoni. Quello che ha. No, allora io però non posso fare questo ragionamento. Attenzione, okay. Perché cambia. Perché se io vedo che va là a prendere una birra, non gli posso dire niente. Se ho visto i dragoni d'oro, avevo il sospetto. Vabbè, gli ho chiesto, ma che. Ti ho detto semplicemente: mi raccomando, Ackman, non parliamo di queste cose in giro. Però glielo dice in maniera molto più morbida rispetto a prima. Tu, Ackman, vedi Tia sbirciare quello che hai nel boccale. Quindi si sta chiedendo che cosa tu abbia pagato effettivamente due monete d'oro. Però non tira su una messa. Sangue di vergini. Esatto, monete d'oro davvero. Posso dire una cosa, ragazzi, che secondo me tra un po' per farvi fare un'avventura potrei mettervi a cerchio, buttare un coltello in mezzo e dire: questo coltello verrà usato da uno di voi per uccidere un altro. Sì. Sarebbe una cosa dell'avventura, tipo una dozzina di sessioni, secondo me. Esatto. E la cosa bella è che si risolverebbe, secondo me, tipo gioco della bottiglia. Lo giriamo in mezzo e vediamo dove punta. Esatto. Va bene. Quello si suicida. Comunque, allora... a chi va al manico e a chi va alla lama. Allora, quindi vai tu, Rabeluk, a parlare con... Vado, sono già andato. Ok, allora mi posso accomodare? Dice: oh, certo, vedi che è lì che è il passo allo fatto. Allora, zio, sì, ci abbiamo pensato. Ok, quindi? Accettiamo. Ottimo. E poi vedi che fa, però, sussurrando, fa: e all'altra offerta?
cosa. Diciamo certo. Scusate. Arrossisco. Mi avvicino a lui. Ci sto pensando. Dammi modo di vedere di cosa si tratta. Facciamo che questo sarà un test per le anche per le tue capacità. E gli dice: guardate, vi indica la zona dei moli, dove ti indica la zona, sì, del molo dove si sono concentrati questi attacchi qua. Posso farmi raggiungere dagli altri? Farli venire, però ho capito che volevo anche andassi tu a parlare e poi tornare. Ok. Io vabbè. Ho capito che vai a parlare e poi ci vediamo a casa. Vabbè, sì, allora riferisci a me direttamente e poi riferirò a loro. Ok. Mi mostra il posto? Non è che ti mostra il posto, te lo indica, ti dice che è dalle parti... che mi ricordo dalla parte della Mule School Tavern, vicino alla strada delle navi nel porto di Waterdeep. E il vostro master sa esattamente dove si trova. Sail Street, Dock Street, vabbè, e tanto eccolo qua, Ship Street, ecco, vabbè. Ve lo faccio vedere più o meno nella mappa. Ma anche credo che sia anche abbastanza inutile se ve lo faccio vedere, tanto è solo un riferimento. Ma no, sì, il so dov'è, non serve che sì, me lo... Sì. È più o meno se il mio personaggio sa dov'è. Zona centrale dei della zona dei moli. Zona centrale dei moli. Ok. E aspettate che così ta. Waterdeep player. Dov'è che siete? Qua ve lo scero. E la bottiglia. Aspettate. È più o meno questa zona qua. Ok. Questa è la zona dove si sono concentrati gli attacchi. Di notte. A notte fonda. E hai altri dettagli per me? Se avessi altri dettagli avremmo agito direttamente noi. Consideralo un test. Ti fa proprio gli sguardi odiosi così, Guardo la sua compagna, la sua sottoposta, il mezz'orco. Che... Faccia conserte. Gli sorrido. Non ricambia, cioè dice... Annuisce e fa. Va bene, andremo a dare un'occhiata stanotte stessa. Ok. E nel caso domani... No, domani a pranzo non si può. Domani per cena saremo di ritorno qui. Cioè, se ci riuscite in una notte sola, ottimo. Nel caso, in ogni caso... Ok. Siamo pomeriggio qua adesso, se interessa sapere un riferimento temporale, perché avevate pranzato tardi, verso le 2. Sì. Le 2 avevate pranzato. Anche le 3 forse. Sì, sarà primo metà pomeriggio, saranno verso le 4 così circa. Torno al tavolo e spiego più o meno la zona che dovremmo battere a notte fonda, il quartiere dei moli vicino alla taverna del... Perdonami, del... Scusami, del Mule School Tavern. Mule School. Che significa? Così. Teschio? Teschio di mulo. Ok. Mule, ok. Mule, siccome Mosco Mule... Ok, school, sì. Allora adesso me la ricorderò. Mentre mentre Abeluk è via, io volevo approcciare il tavolo del Ventore. Sì, va bene, l'unica cosa
Ci sono anche gli altri, però, cioè non è che... Cioè, esatto, da solo? Cioè, ti alzi all'improvviso, vai a un altro tavolo? No, 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 volevo fare questo. Voglio solo sapere una... uno è seduto da solo, due se lo riconosco come un lord. Non ho capito, scusami, mi sono perso. È seduto da solo? Sì. È un tavolino da solo. Lo riconosco come un lord? Allora, ha, lo vedi nella postura che ha un che di militare più che nobile, cioè schiena dritta, okay. Ha, no, però non riesce a dirlo così se a primo occhio, se è un... No, pensavo fosse un lord. No. Chi è la tia? Stiamo dando forse più nell'occhio di quello che crediamo. Non voltatevi, ma lì al tavolo c'è una persona che dall'inizio del... quando siamo entrati non ci ha tolto di dosso. Forse perché siamo un po' eterogeneamente strano, o magari è solo colpito dalla bellezza di uno di voi due, non lo so dire. Sai chi è? Jalester. Sì, Durnan lo conosce, è una persona che viene qui abbastanza spesso. Fa parte di un ordine. Di un ordine di lord, mettiamola così. Non sto qui a spiegarvi. Un ordine di lord? Sì. Cioè, ma di una. Una associazione tra casate nobiliari, qualcosa del genere? È qualcosa del genere, solo che diciamo un po' che la chiude, i suoi associati sono i lord più influenti della maggior parte delle città della Spada. Ah. E visto che lui non è un lord, ovviamente lavora per loro. Ah, ovviamente una cosa che sai in più. Il membro dell'Open Lord di Waterdeep, cioè sì, ne fa parte. Il Lord Manifesto ne fa parte. L'Herald Silverhand ne fa parte. Ne fa parte. Ok, giusto per. Potrebbe essere al corrente. Allora, aiutatemi a ricordare, la pietra di Golor sì. L'aveva nascosto il padre di Renar, che era il Lord Manifesto. Sì, era l'ex Lord Manifesto. L'ex Lord Manifesto, benissimo. Per cui magari questo signore qua lo conosce. Beh, magari sì. Credo che Messer Jalester nello specifico... non è detto, però sicuramente all'interno dell'alleanza dei lord qualcuno potrebbe, sì, lo darei quasi per scontato. Ovviamente sto immaginando che Agman ci abbia spiegato un po' i Lords Alliance. No, in realtà gli ho detto solo questo. Ok, ah, allora non volevo diventare troppo specifico. Altri occhi da seminare, sono sicuro che ci sarà alle costole per vedere se lavoriamo per gli Zentarim. Criella, se tenemi il gioco, se passano due minuti e sono ancora seduto a quel tavolo, inventati una scusa e portami via. Annuisci? Okay. Sembrano le tattiche da liceali per i morchi quando vanno mi vedo con un appuntamento al buio con questo tipo, se non ti messaggio entro tot chiamami e dimmi che è morta mia zia, cioè... sì. mi alzo col boccale e vai. Posso? È libero, prego. Master, anche io vorrei fare una cosa però. Ok, vai, dimmi. Volevo capire. Una cosa che non ha nulla a che vedere in realtà con tutto ciò, però vorrei provare a trovare qualche informazione in giro, così se ci riesco, vecchio maniera, offrendo una birra, qualcosa, okay. Sulla famiglia Huntingtons. Huntingtons, ok. Esatto. Ok. Flavio, credo che l'audio della live di Facebook non ci sia.
Può essere che... appena controllato ed è completamente muta. Sì, scusami, adesso te lo dico. Allora, fammi... adesso vediamo, Non sta proprio andando l'audio qua. Allora, audio VLC. Certo che non andava perché sono un pirla e non avevo cambiato finestra, per cui non stavo guardando il video del canale. Certo che non andava. Ottimo. Adesso va. Scusate, Vai. Grazie, adesso va. Ok. Ok, ok. Allora, fammi... questo direi che è più... investigation, questa è investigation. Ok. Allora. Ti viene Edurnan che più te lo sa dire questa cosa qua. Dice... era una vecchia famiglia. Mi ricordo che un'ottantina di anni fa avevano ancora dei buoni possedimenti, però poi sono caduti in disgrazia. Ma Durnan è umano? Sì. Durnan è umano. E ha detto, ricordo che 80 anni fa avevano i possedimenti. Yes, tu non ci sei lì, però l'ha sentito. No, scusa, era solo perché... Yes. Ok, è esattamente così. Anzi, ti cucchi... Minchia, ce l'avete tutti l'aspiration? Devo smettere di darvele perché non le usate mai. Io non ce l'ho l'aspiration. Adesso ce l'hai, sì. Ah, ok. Cos'è la stella? L'inspiration? Sì. Se avete la stella avete l'inspiration. Cazzo, però la spenderò subito. Mi sa che ve l'avevo data la sessione scorsa. Scusate, non ve l'ho detto perché magari capite. Quando ve la do, capite che avete fatto una cosa che aveva. Utile al gioco. Utile o no? O che mi è piaciuta. Diciamo, ok. Questo. Mi spiace, okay. Mi spiace un po' per loro, ma no, non ho avuto più notizie da parte... credo che siano... o se ne sono andati o non c'è più nessun possedimento a loro nome, che io ricordi. Ok. Ok. Venendo a Agmand a questo punto... Agmand. Dicevo... Posso? Prego, è libero. Grazie. E vedi che fa. Sicuro di poterti sedere così tranquillamente? O di non dare nell'occhio? Per essere a parlare qui con me? Siamo in una locale. Aspetto. Non mi aspetto sorprese. Dovrei? Aspetta che ti fa un bel insight questo, lui. Papà, scusate, me lo devo ricordare. Dov'è? Allora. Insight. Ok. No, certo, siamo in una taverna e si chiacchiera. Beh, non ho potuto fare a meno di notare che sedeva solitario e con un'aria malinconica. Magari non gradisce compagnia, però ho pensato di offrirlo. Dicevo... Sono Agmand, piacere. Ti guarda un po' stranito.
Agmund? Non ricordo il mio nome, però scritto, scritto nella scheda, ti supplico. Sì, hai ragione. Nella scheda, dai. Perché Agmund. Adesso me lo ricordo, dovrebbe essere... Io l'ho scritto sul gioiello di famiglia, il cognome, così Amkatra. Lo dico come consiglio. Anka? Amkatra. Te lo scrivo, okay. Te lo scrivo nel... No, scritto. Agmund Amkatra. Oh. Oh. Sir, io... Il mio nome è Jalester Silvermane, mio lord, mio signore. Jalester, se posso chiedere, sei di passaggio o sei di... Beh, in un certo senso siamo un po' tutti di passaggio, però no, sono qui per restare. Oh. E per controllare... E vivi qui da molto? Da abbastanza, sì. Ok. E ti piace Waterdeep? Io amo Waterdeep. Vedi che proprio ti fa un... E sono molto preoccupato per la sua situazione. A che ti riferisci, Jalester? Vedi che continua a guardarti e a squadrarti un attimino, per non è molto... Fammi un insight su sta cosa. Voglio capire quanto lo capisci. L'idea che ti fai è che non ti ha inquadrato, ok? Mi ha inquadrato, però no, sa che sono... No, non ti ha inquadrato, non ti ha inquadrato. Cioè, ok, ok. Non ha capito bene chi sei, che tipo sei, ok? Ok, ok. Altri livelli di insight non con quel tiro. Allora, okay. Cioè, io sono molto preoccupato per Waterdeep e per la sicurezza dei suoi cittadini. E le strade sicure sono un bene prezioso. Beh, preoccupati lo siamo tutti. Ed io, per quel che posso, cerco di tenerle pulite. Sai, sono uno di quei tipi che non volta la testa dall'altro lato quando giustizia. O almeno così vorrei essere. Non so se ci riesco. Fammi bene. Un persuasion. Dice, poi dice: li ho visti l'altra... Intanto... Cazzo! Cioè, alti, ho visti l'altra... Ti ricordo che hai anche un inspiration, se vuoi. Ok, giusto. È vero, grazie. È vero, per cui se vuoi usarlo, devi usarlo. Però sì. Prima o poi, se mi dici voglio usare l'inspiration, te lo caviamo e lo usi. Te lo dirò. Ok. Blapp diceva... Sì, li ho visti l'altra sera quando c'è stata un po' di confusione qui, quando c'è stato il troll che è risalito dal tunnel. E... Però non so quanto sia universale questo tuo affetto nei confronti dei cittadini di Waterdeep, se verso tutti o solo alcuni. Credo di non gradire il sottinteso. Mi perdoni, sir. E vedi che fa un cenno di remissione. In direzione, lo fa con lo sguardo
verso Davil e Yara. Ah. Verso... Me ne accorgo, vero? Sì, lo fa, cioè, lo fa, è palese. Lo fa per fartelo vedere, eh. Okay. Al che gli risponderai, non sono mica Rabeliuk. Cioè... non che ci sia niente di male nell'attività di guardia del corpo, ma prima aiutate la mezz'orca e oggi vi vedo lì molto in confidenza. Sono passati 2 minuti? Sì, 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 vai. Con... ok, vai. Mi alzo. È morto con Zia. È scivolata. Esatto. La messa discussione sta avendo una brutta piega. Mi alzo. E vado al tavolo dove sta Agmant. Mm-hmm. Dico, permettete, signore. Agmant, dobbiamo andare ora. Ok. Sto venendo. Lasciami solo congedare dal mio nuovo amico. Amore, intanto... amore, ho detto che dobbiamo andare adesso. Ma domanda, non farei intanto aspettare una signora. Però... Rabeliuk è tornato al tavolo o c'è Tia da sola? No, vabbè, lui è tornato. Cioè, era tornato, okay, prima che si alzasse Agman. Ah, ok. Avevo detto dei quartieri. Scusami, era sfuggito. E vedi che ti fa... Sir, sempre libero di vedere che mi sbaglio. Bene, mi ha fatto molto alzo. Magari conoscerti. Magari se avrai bisogno di parlare mi troverai di nuovo qua. Ok, mi ha fatto molto piacere conoscerti. Vorrei solo lasciarti con una... con una considerazione. La giustizia ha molte facce e molte vie, e non ho mai conosciuto nessuno che ha sparato il fango senza essersi sparato le mani. Mi farebbe piacere se te lo dicessi, se lo dico sussurrando, però in modo che mi capisce. Se poi lo comunichi ai tuoi superiori. Dice, certo, mi sogghigno e faccio per allontanare. Però la legge è importante. Vedi che ti sorride. Ti sorride. Ci scambiamo questo ghigno d'intesa e questo ce lo scopremo. Vabbè, una riflessione personale. È importante per l'ordine, come penso immagine, sir. Annuisco e me ne vado. Ok, signore, e mi congedo anche io. Torno al tavolo. Vedi che fa Madamigella. Ma torniamo al tavolo. Ma okay. Non batte ciglio all'aspetto demoniaco di Criella? No, allora, una cosa che vi volevo dire, non lo fa. Ok. Una cosa che però era più, ve l'avevo detto forse in prima sessione, prima. Waterdeep è una grossa città. Che non è come, esatto, non è come essere in un paesino di campagna, ok, del Ferun. Ci sono cose che sono considerate molto rare e di assoluto cattivissimo auspicio, e cose che qui sono più comuni. Non peraltro voi avete anche incontrato un paio di fabbriche che non erano di altre razze. Sì. L'idea ma è decisamente più tipo comune. Ci sono anche dei drow in città, cioè nel senso Tia si nasconderebbe comunque per altre ragioni, ma vedi anche elfi oscuri. Al momento non ne avete incontrati di elfi oscuri. Quelli... ok. Va bene. Okay. Per capire. Sì, 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 sì. Al momento non ne avete incontrati. Forse sì, c'è più una maggiore, in quel senso,
xenofobia verso gli elfi scuri che verso i demoni, che verso i tiefling. Chiaro. Ok. Torno al tavolo. Per N motivi. Non è il colore della pelle. Traccano tutta la birra. E... ok, ragazzi, ora dobbiamo uscire. Rabeliuk, spiegaci tutto per strada. Sì, beh, non c'è molto da spiegare. E andiamo via. Usciamo. Sì. Ok. Stanotte, a notte fonda, il quartiere dei Moli, la zona è questa, vicino a questa taverna. E speriamo di farcela in una notte, ma da quanto diceva il tipo lì, forse non ci sarà, non ci basterà una notte sola. È stanotte quindi? È tutte le notti, ogni notte è buona, se ce la lasciamo scappare potremmo perdere un'occasione d'oro. Devilson aveva detto che l'assassino prendeva di mira principalmente elfi e mezzelfi, elfi, giusto? Elfi e mezzelfi, corretto. Elfi e mezzelfi. No, lo diceva Tia in gioco, lo ricordavo. Era proprio contestuale alla giocata. Sì, Starsong ha detto proprio elfi e mezzelfi. Non ti ha detto nient'altro? E non ti ha detto magari qualcuno sotto la loro protezione, appunto, che corrisponda a questa descrizione, per quanto generica? Quale descrizione, scusa? Elfo o mezzelfo, cioè qualcuno che si possa presumere sia il prossimo obiettivo. A crepare male? No, beh, io pensavo più magari a farci un paio di orecchie di cera, io e Agmand, voi usate le vostre, e magari io no, magari solo Agmand, e lo mandiamo a passeggiare per i vicoli. Ma non ti ha dato nessun altro dettaglio sulle altre vittime? Magari questo delle razze potrebbe anche essere una coincidenza, magari le vittime sono legate da un altro. Beh, lascia proprio la frase in sospeso. Mi sa che dovremmo scoprire e investigare. Allora, Marinai era un, forse una cosa. Marinai erano per la precisione. Ok. Ce l'avevi detto la volta scorsa, adesso qualche dettaglio me l'ho dimenticato invece. Marinai, okay. Erano elfi e marinai in generale, erano e decapitati da una lama. Sì, quello ok. Sì, che c'era un modus operandi, me lo ricordavo. C'era un altro dettaglio che forse non mi ricordo se ve l'ho rimenzionato. No, stasera non ve l'avevo rimenzionato, erano che erano marinai. Marinai, ok. No, ho provato a cavargli fuori qualche altro dettaglio, ma il tipo è stato molto restio ad aggiungere altro. La zona, allora, e i suoi bersagli tipici. Il resto spetta a noi. Andiamo allora. La zona è comunque il quartiere del porto, ma... Esatto. Sì, gli omicidi si concentrano più vicino ai moli o più verso i magazzini? Si concentrano intorno alla Mule School Tavern, giusto? Sì, quella è la più zona. O meno quella zona lì. Sarebbe un buon punto di partenza la taverna. Sì. Se arriviamo per cena, qualcosa. Potremmo fare cena lì con delle lunghe orecchie a punta tutti e quattro e farci notare, perché no? Se pensi che sia una buona idea. Beh, andiamo a vedere quello che si dice in taverna. Ok. Domanda sugli elfi. Al di là degli elfi oscuri, i drow, che sono neri e ebano. Io, cioè, in teoria, il mio travestimento ho la pelle scura, no? Quindi color cioccolato fondente, per dire, no? Sì. Esistono elfi marroni, cioè, insomma, detto male, cioè, nel senso, no, che tu sappia, no, quindi io non tiro fuori le orecchie, perché sennò devo cambiare travestimento. Beh, un po' sì, non è... Ok, non è fattibile, va bene. No. C'è sempre la mano di Cerone bianco. Ma quando ce la... cioè, dici di andare, di tornare ai quartieri... che sono a nord-ovest.
però potrebbero e farci tutta la strada fino a quest'area del molo che è a sud-est, cioè proprio da una parte all'altra della città. Abbiamo altro da fare a notte fonda. Vabbè, casomai facciamo la nave Sea World invece di Sea Watch. Vabbè, ok. Vabbè, andiamo avanti. Ok. Andate, presumo, quindi al quartiere. Ma quindi cambio travestimento, divento elfo alto improvvisamente, non ho capito. E questo lo devi decidere tu. Dovresti farci delle orecchie un po' a tutti quanti, quindi sarebbe comodo che se hai cioè, in realtà per me va bene, cioè, torniamo, quindi torniamo a non mi ricordo mai come cacchio si chiama, Troskull Manor. Troskull Manor. E faccio, cioè, e ci travestiamo tutti quanti da elfi, cioè nel senso io mi metto il cerone bianco e faccio le orecchie di cera Rabediu. Cioè voi state pensando di fare da esca? Cioè, ma dite seriamente? Beh, sicuramente è il modo migliore per attirare, il modo più facile per attirare l'attenzione di un assassino di elfi e mezzelfi. Ecco, dai, per farci ammazzare magari. Nelle tue vene scorre il sangue di chissà quale demonio e ti vieni a preoccupare di uno che va in giro a decapitare mezzelfi. E tra l'altro io non so se delle orecchie di cera bastano su di lei e indico Criella. Badate a come parlate e come formulate le vostre ipotesi. Ad ogni buon conto, io penso che dovremmo andare nella sentire un po' che cosa si dice là. Non credo che sia una buona idea cercare di farsi ammazzare, anche perché non siamo marinai, anche perché non so se i nostri travestimenti funzioneranno. Mi sembra un po' avventata come idea. Serve molto di più che un paio di orecchie a punta per mezzelfo. Labelu, il tuo ciondolare ti farebbe scoprire subito. Cioè tipo Tia, quando tu gli dici questa cosa del serve molto di più un paio di orecchie a punta per sembrare un elfo o un mezzelfo, cioè Tia che tipo lì che ti guarda come io sono un elfo. Cioè, non lo dice ad alta voce, ma... E non ce ne siamo mai accorti in realtà finché non ce lo hai mostrato, quindi va bene. Però se la cosa non vi aggrada andiamo alla taverna, faremo alla vecchia maniera, chiederemo quella, ci apposteremo. Ok, ci vorrà una settimana. Allora, vi dirò che allora facciamo una cosa. Pausina. Perché okay. Sono 10:30. Sono 10:30, okay. Wow. Sì, il fatto che mi è saltato il PC ha rallentato molto. Sì, ci siamo mangiati mezz'ora. Ok, esatto. Però facciamo una pausettina breve. Torniamo tra 5 minuti. Ed è ciò che consiglio per non morire. No. Bravi. Ovviamente ci stanno dando il consiglio di fare da esca dalla chat, quindi certo, ci mancherebbe. Secondo, io vedrei meglio fatevi ammazzare. Rabeluk. Io farei Rabeluk vestito da elfa. Da elfa, giusto. Giustamente. Così. Ispirazione al master, cosa? Vabbè. Ragazzi, ci vediamo tra 5 minuti. 5 minuti. Ciao. Thank you.
Voilà, ed eccoci qua. Allora, siamo rimasti che state andando ai moli. E sì, esatto, mettiamo un po' di musichetta da moli. Là, ok. Di nuovo venite accolti da questo cambio nel paesaggio. C'è di nuovo più aria di salsedine nell'aria. Cioè, aria di salsedine nell'aria. C'è un odore di salsedine nell'aria. E che ora è del giorno? Diciamo che ci vuole un'altra ora. Inizia a essere tardo pomeriggio, 5 circa. Ok. Perché non vi siete fermati a rifare il trucco parrucco? No, alla fine abbiamo deciso di non farlo. No, abbiamo deciso di vivere alla fine. Ok, ok. Ok, quindi sì, non... allora sono circa le 5, più o meno, sì. Ok. Il tempo di arrivare... Sappiamo dove si trova questa taverna? Lo sa, Rabeluk lo sa, è una... una bettolaccia, cioè neanche troppo, è una roba da non come da porto. Sì, una roba da porto, non come quella, okay, dove eravate già stati, allo Skewered Dragon, un po' meglio dello Skewered Dragon, ma decisamente molto peggio rispetto allo Yawning Portal, okay, o altre taverne in città. Rabeluk, ci sei mai stato qui? In questa taverna nello specifico no, solitamente sono avvezzo a frequentare luoghi molto più altolocati, Agman. Tuttavia, però, nonostante la tua puzza sotto al naso, sono convinto che sei la persona più adatta per interagire con gli avventori di questo posto. Mi dipingi sempre come non vorrei essere dipinto, ma farò il possibile. Okay, sono sicuro di non sbagliare. Entrate e c'è... allora, meno terrificante dell'altra volta, dello Skewered Dragon, però è un... aspetti qua. A quest'ora non c'è troppa gente, perché è metà pomeriggio. Scusatemi. Scusate, ma c'è il cane che se no si mangia le bottiglie di plastica. E quindi è meglio che gliele cavi. Allora, dicevo, è più un po' smunta l'aria qua in taverna. Ci sono un paio di marinai che si riposano magari da un turno estenuante di carico e scarico delle loro navi, che sono in attesa di reimbarcarsi, e in generale sono un po'... è fiacca l'atmosfera. Ok. Ci sono mezzelfi? La prima cosa che voglio notare. Qua al momento... aspetta. No, non ce ne sono al momento. Non ce ne sono. Maggior parte umani, ci sono un paio di halfling, vedi? E ci sono anche... un nano.
Vedi. Ok. C'è il proprietario della taverna, un oste? Sì, è umano. Anzi, scusami, okay. È halfling, scusami, questo qua è un halfling, il proprietario. Ok. Non ho capito, abbiamo mandato avanti Rabeluk, ma noi nel frattempo cosa stiamo facendo? Siamo entrati tutti. No, no, siete dentro. Sì. Ma siamo a tavolo, in piedi? Siamo appena entrati. Ok. Ok. Ci possiamo sedere? Chiedo all'halfling, mi sporgo dietro il bancone. Certamente, siete qui una piratessa, giusto? Sei da solo o con gli altri? Aspetta, mi sono perso. Sì, no, sei con gli altri. No, siamo tutti assieme. Siamo tutti assieme, quindi un giro a testa, giusto? Sì, ci possiamo mettere laggiù? Oh, certo. Prego, vi servo io. volete una chiara o una un po' più forte? La chiara, vino. Meno. Vino? Per me la chiara andrebbe bene. Vino speziato, grazie. Sì, vino speziato. Ok, vedete, arrivo subito. Criella, da queste parti per farlo speziato ci sputano dentro di solito. Sei sempre così romantico, Rabeli. Senti un dietro il bancone e dice sì, arrivo. E vedete, comunque ci impiega un po' a portarlo, perché vedete che il vino speziato lo fa sul momento, nel senso ha stappato una bottiglia di vino, butta dentro un po' di zucchero, zucchero forse meno, un po' di chiodi di garofano cannella, miele. Esatto. E il Chemical X per sbaglio. Ah, no, però no. Sì, un po' di birra chiara. È più probabile il miele dello zucchero lì. Comunque sì. Sì. Vedi che non ne ha. Non so se chi se lo osservate. Vedete che è un po' allegro. Per il. Non lo so. Per servire un ordine inusuale. E sembra che. Cioè, non è una cosa cui è abituato a servire, eh? Però lo fa al meglio della possibilità che gli dà quello che ha a disposizione. L'Halfing sembra sveglio, magari è propenso a spifferare qualcosa. Vedete, passano un 10 minuti, perché è il tempo nel frattempo, mentre raccattava le spezie, ha messo a scaldare il vino con un po', buttandogli dentro un po' di miele perché nel frattempo si sciogliesse, butta dentro un po' di spezie, le lascia andare ancora un 5 minuti e poi arriva, dice prego, sono, aspettate, non mi ricordo, sono, non me le ricordo assolutamente i prezzi, perché sono robe che me le segno tutte le volte me le ricordo qua. Allora, dovrebbero essere un paio di copper per le birre e un 5 silver per il vino speziato. Senti. Ma sono 2 copper a birra? 2 copper a birra. Io metto 2 copper sul tavolo. Okay. Ma rimettiti quei copper in tasca, poveraccia. Appoggio un dragone sul tavolo. Mi rimetto i copper in tasca e inarco un sopracciglio guardando. Gli allungo un dragone. Vedete, qual è il vostro? Dice, oh, Yorkin mi chiamo. Dice, cazzo. Poi vedete che a Criella fa, fatemi sapere, Madame Gella, perché è una nuova ricetta. Se è di vostro gradimento. L'hai inventata al momento? Oh, no, è che... preferiscono più alcol o meno... come dire... Ma sei stato bravissimo, è veramente molto molto saporito. E gustare quello che bevono, e quindi negli anni mi sono un po' adattato, però... Sei stato bravissimo, è veramente una cosa eccezionale. D'inverno di solito faccio questo per
che mi si chiude un po' il naso. Non capita spesso. Dovresti esportarla come ricetta, potresti fare degli ottimi affari, veramente. Allora, se l'assaggi vedi che è ben preparata. Ma è una merda. No, la base è una è sempre preparata a fare un vin speziato col tavernello, cioè non è che è, la base è quella che è. Ci ha provato, l'ha fatta, cioè la parte sua l'ha fatta, è fatta bene. Non puoi pretendere di avere un forte sapore da... Mentre invece la birra chiara com'è? La birra chiara è... È fredda, calda, no, sa di qualcosa... Quella è... Allora... Una merda. Notate che... No, non è una merda. Il problema è che... È un po' meglio. No, è che sembra comunque gradazione alcolica elevata. Cioè è una 7-8 gradi più che E meno male che questa era quella leggera delle due. Sì, sembra che si sia specializzato in quello che chiedono i clienti. Il sapore non è elevato, il pugno alla testa arriva da questa birra. Okay. Si spiega anche perché è allegro. Dopo il primo timido sorso ti ha tipo spinge lontano da sé il boccale. Sì, è una... Do una vomitata a Rabeliuk e faccio il tipo con la testa. Okay. Com'è che si chiama? Scusami. Si chiama Yorkin. Yorkin. Messer Yorkin, posso... Gli allungo il dragone, ovviamente. Vedi, possiamo disturbarla? Vedi che fa messer. Sì, messer. E poi, quando vedi allungare il dragone... Di che? Eravamo capitati qui perché c'è la mia amica qui. Indico Griella, che è in cerca di un equipaggio per la sua modesta imbarcazione, modestissima imbarcazione, e siccome ha i suoi problemi, voleva vedete che sopracciglio Griella per lo più marinai che potessero governare appunto la sua imbarcazione, ma per lo più di razza elfica, o al massimo qualche mezzelfo. Voi conoscete qualcuno? C'è... Ti serve un raggirare? Se vuoi fammi un deception. Sì, però non è che hai... Va bene, fammi un deception. Nel frattempo vedi che... Ce l'hai in tasca un mezzo altro che modesta imbarcazione, allora, il veliero. Vedete, un attimo solo. Va un attimo dietro il bancone. Vedete che arriva lì con uno sgabello piccolo, lo mette sotto, si siede, si alza, si mette sullo sgabello per arrivare a vostra altezza. Prima era come se vi parlasse. Così, okay. per arrivare a fare una discussione più ad altezza orecchio ed essere meno udibile da tutti quanti. Okay. Dice, sì, beh, allora, sicuramente posso mettervi, girare un attimo la voce, mettere un po' un annuncio. Ultimamente... Vedete che si guarda in giro. Questa zona è un po' evitata dagli elfi. Ci sono brutte persone che girano la notte. Dice... che di clienti abituali è rimasto Edar, che io ricordi. Di solito viene qui ogni qualche giorno, è solito
fare qualche uscita. Lavoro in un peschereccio, torna ogni qualche giorno e di solito mi prende più di un qualche boccale finché ne regge. Qualcuno che ha una tosse fortissima in questa locanda. Sì. Una brutta... A un certo punto pensavo che fossi tu, cioè nel senso. Abbasso un attimino, scusate. Quella è la gotta della gente di mare. Ok. Ti porta la tosse. Okay. E tutti tossiscono tutti in questa taverna. Corbuto, gotta, insomma, non mancare di questa taverna. Ok. C'è l'Ilva Taranto nei quartieri. No, qualche giorno mi sembra un po' troppo. In realtà qui la nostra signora voleva imbarcarsi domani, al massimo dopodomani. Come si potrebbe fare per mettersi in contatto con qualche bravo marinaio elfo? O al massimo un mezzelfo in serata, anche in nottata, non abbiamo problemi. Beh, si può... come vi ho detto, io posso spargere una voce, se vedo qualche avventore posso lasciare il vostro nome. Dove siete di diporto come con l'imbarcazione? Dove siamo di diporto? No, tipo tutti si girano a guardare il rabbio. Non c'è problema, no. Ma io lo so dove siamo di porto. Stavo solo guardando la mappa un attimo per capire, perché questo cerchio acchiappa anche qualche banchina, no? Io ovviamente dalla posizione conosco la numerazione delle banchine, potrei conoscerla. Sì, ok, tipo queste dentro il cerchio, che numeri sono? Aspetta, perché io non vedo il tuo. Aspetta, è il cerchio che mi hai fatto tu sul... Ah, ok, quello lì. Dockward. Okay, guarda, prendono numerazione da sinistra a destra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Questo è considerato 10, 11, 12, dal 13 al 20, diciamo. Questa dal 13. Dal 13 al 20 è questa zona. Siamo al molo 15, è una modesta imbarcazione in fondo sulla sinistra, due alberi, un brigantino a palo. No, forse è troppo grosso il brigantino a palo. Qua fammi un deception. No, è come se gli avessi detto dov'è sotto casa sua. Dov'è sotto casa sua? Dove hai parcheggiato la macchina? Qua sotto. Dove? E apre la finestra. È un modesto brigantino a palo. Lo trovi lì al molo 12, no? Che dice appena fuori di zona. Vabbè. Ok. Ma possono... Posso mandargli direttamente il nome dell'imbarcazione? Lucilla. Aspetta che me lo segno questo. Okay. Dobbiamo comprare una barca per fare... Esatto, c'è tipo il resto del gruppo e silenzio. Criella le mani in faccia così. Io ho in mente, sapete quelle robe che vanno avanti, palla su palla... E alla fine finisce con la campagna che diventa un piratesco, finisce con voi con pirati, dice, e vi girate, no. Ma come siamo arrivati qui? Esatto. Aspettate che me lo segno, perché... Tipo l'elfling dovrebbe avere vantaggio alle prove di insight. Sta parlando solo Rabeliu, che il resto del tavolo lo fissa. No, cazzo. Sì, però se ha vantaggio a perception. Ma scusa, guardiamo. È credibile, lei è credibile alle orecchie dell'oste. Cioè, voi lo sapete che le sta sparando proprio. Alla grandissima, ma le sta sparando ultra convinto queste cose, eh? Cioè... Okay. Siamo quasi inquietati dalla sciocchezza. Abbiamo preso una barca. Ok. Va bene.
Ok. Cioè, vedi okay, Tia okay. Che ti guarda Criella e fa Lucilla scannendo il nome. Ok, ragazzi, Lucia Molo 15. Webcam, eh? Lucia Molo 15. Ah sì, si sono frizzate le webcam sullo stream. Guardate. Minchia, che faccia da demente mi è rimasta. Provo a fare trucco. Ok. Siamo tornati e poi niente. Era la faccia di quando ha detto Lucilla. Uno, Cesare con la mano. Senti come che mi sbacco. Ho urtato qua al PC, non vorrei che aver fatto qualche casino io. Aspettate un attimo. Ve lo faccio. Ma tu sei... Tac. Come, cosa vi avevo detto che mi devo fare assumere per far risolvere in tempo reale i freeze per questa roba? Fatto. Ottimo. Ok. Arrivamo a Lucilla. Ok, eravate a Lucilla. Sì, allora, Lucilla Molo 15, va bene? Presumo siete il capitano? Certo che sono il capitano. Okay. Non si vede. Beh, vedi tipo Tia che fa, ma l'imbarcazione non era di. Lei è la nobildonna. Certo, lei è la nobildonna proprietaria. È l'armatore, il capitano, chiaro. Sono due cose diverse. Palese, ovvio. Io dico proprio così. Certo. Certo. Ok. Allora, ma certo, se in questi giorni trovassi... No. Ah. Abbiamo fretta, questa sera, questa notte al massimo. Ti ripeto, volevamo salpare domattina. Spargete voce fra i vostri amici qui. Spargere voce, ma... Capitano... Quel che posso fare è quello che posso fare. Se poi non si presenta qualcuno, non credo di poter... dare la mia parola in questo. Posso, ripeto, è brutto dirlo, ma ultimamente quel genere di entourage, di razze evitano un po' questa zona, quindi se avete proprio una urgenza specifica io vi direi di provare più a nord o a sud sui moli. Abbiamo l'ormeggio ormai pagato per queste due notti, quindi non potremmo spostare di certo la nave e... No, vabbè, ma sono 10 minuti a piedi da qua, non vedo... Mastro Birraio, ma perché dite che evita la zona? Che cosa è successo? E... Dice... Devo dire, non fa molto bene... Neanche ai miei affari questa cosa qua. Ma abbassa un po' la voce. Ci sono stati degli omicidi in zona. Omicidi? Omicidi. Hanno non che fossero specificatamente miei avventori, voglio rassicurarvi, mia signora. È che in questa zona siano già stati trovati nel corso delle ultime settimane, cadaveri erano un elfo e due mezzelfi. Nell'arco delle ultime settimane, quindi... Sì, sì. Non è molto frequente, ma... Perché no, cosa vi angustia così tanto? Cioè, incidenti nei moli capitano... Sì, ma non ti si stacca la testa per incidente di solito. Almeno non tre volte di seguito. Sicuramente una possibilità, però scherzo del destino sarebbe. E su chi ricadono i sospetti? Al momento... Io ho anche fatto
richiesta. Ma la guardia cosa fa? Che cosa le paghiamo a fare le tasse? Esatto. Parte... Infatti lui diceva, io ho anche fatto una richiesta alla guardia cittadina, si potevano incrementare le ronde in questa zona, però pare che ci siano anche altre lotte di bande in un po' tutti i quartieri, non proprio tutti, però mi hanno detto che fanno quello che possono. Non credo che verranno a fare altre ronde in più. Dove sono stati trovati i corpi? Dice, in generale è lungo i moli, proprio sul lungomare, mi viene da dire, come lo chiamate, però non è il lungomare, è la banchina che costeggia, a cui si ha accesso a tutti i moli. Ma vicino a un molo specifico, così nel caso dovessimo tenerci alla larga, o... No, è più o meno in questa zona qui, ma... ce ne sono stati... Cioè fra il 13 e il 20, cioè, Ah, quindi siamo proprio in mezzo con la nostra imbarcazione, con la nostra nave, mia signora. Guarda che culo, insomma. Proprio... Che cazzo? A saperlo prima, dice, veramente. Direi che potete stare sicura, mia signora. Nessuno di voi è di dell'etnia che è bersaglio in questo caso. Ma noi siamo simpatizzanti per gli elfi, è un vero peccato. Ma questo sicuramente anch'io. Per fortuna non pare che sia trasferita questa, diciamo, predilezione per dell'assassino anche ai simpatizzanti. Ma non si dice nient'altro di queste povere vittime, cioè si sa solo che erano accomunate dal fatto di essere... di avere le orecchie a punta, non... magari facevano parte di ciurme, si conoscevano. No, l'unica cosa che è venuta fuori è che erano soli e isolati nel momento in cui è avvenuto l'attacco, per cui non ci sono mai stati testimoni diretti. Pare che attacchi bersagli singoli, non privo da testimoni. Master, com'è che si chiama il Geneasi, quello che sta alla finestra? No, Avi. Guardo il resto del gruppo e faccio, ma secondo me è un Avi del quartiere dei Moli, lo troviamo. Perché no? Magari qualcuno che abita... Come ha detto di chiamarsi zone. L'Elfling che ho dimenticato? L'Elfling è Yorkin. Questo è il nome più difficile. E dici, Yorkin, magari conosci qualcuno a cui piace chiacchierare, che abita in zona. Dice, non ammette la mia compagnia, mia signora, mi spiace. Che questa storia ci incuriosisce, che guarda gli altri. Ma c'è una gilda degli elfi o dei mezzelfi? Beh... No, sono le gilde, sono più per non facciamo distinzioni di razza, è più di mestieri, di capacità, diciamo, che definiscono la partecipazione a una gilda o no. Quindi forse di marinai dovremmo chiedere. È possibile, ma credo che se sapessero qualcosa in più ci sarebbe anche un'indagine approfondita in corso, di cui io però purtroppo non ho saputo nulla. Temo che non ce ne sia.
Beh, Yorkin, lasciate che vi dica un'ultima cosa. In ogni caso, se impiegherete qualche giorno a trovare i marinai di cui abbiamo bisogno, dite loro che possono rivolgersi a me, il capitano, o a... Sì, al Molo 15. Nostra signora. Dice al Molo 15. Rigorosamente però tra le 9 di sera e le 6 di mattino, perché dormiamo lì, dormiamo nella nostra imbarcazione, mentre di giorno alla mia signora piace andare in giro per la città e quindi difficilmente ci troverete alla nave. Spero che qualcuno vinca la paura di uscire di notte. Oh, va bene, posso... Sì. Ok. D'accordo. Pagheremo un dragone al giorno i marinai che saranno disposti a salpare con noi. Tariffa standard, va bene? Cazzo è standard? No. Ti pareva buona come tariffa? È considerata normale. È normale un dragone. Un dragone al giorno. Un dragone allora al facciamo giorno. Due dragoni al giorno. Ah, ok. Così ne arrivano 1000 e poi li mettiamo. Per sì, soprattutto quanto... sul Molo 15 poi la Lucilla non c'è, no? Per quanto è previsto, se gli devo dire il viaggio, saremo fuori 2 settimane. Ok, va bene. Per un due o meglio 20 giorni vuol dire. Sì. Due decine. Ok. Perdonami. No, lo so, è che siamo anch'io abituato a dire settimana, ma qua è a ritmo di 10, non al ritmo di 7. Archi. Ok. Va bene. Nel frattempo se avete bisogno che vi serva altro, fatemi sapere. E vedete e vedi che scende dallo sgabello e rimane un attimo in attesa per capire se c'è una vostra richiesta, dopodiché okay. Grazie, okay. Fa salute. Come per non voler, non voler disturbare. Vedete che ha una Yorkin sembra avere un forte senso dell'ospitalità. Ok, cioè gli piace che i suoi avventori siano soddisfatti, diciamo. Ti sento là. Sì. Okay, io guardo Rabeliuk, sopracciglia alzato. Stai tranquilla, Criella. Così ci siamo fatti un bel piano B standard. Nel peggiore dei casi, se non troviamo nulla, ci appostiamo qualche notte al molo. Per due dragoni d'oro qualche maledetto elfo verrà. Se non stanotte, domani notte, dopodomani notte. Nel frattempo andiamo a chiedere qualcosa. E tu vuoi passare tutte le notti sul molo 15 ad aspettare che un elfo arrivi? Ti dice diavolo, era questo il piano A, cioè, Rabeliuk. È un piano B. È un piano B, è una riserva. Si dorme di giorno e ci si apposta di notte se non troviamo qualcosa prima. E grazie a quale sarebbe il piano principale invece? Il piano principale è alzare le chiappe e andare a cercare un piano principale. Quel povero mezz'uomo non sa nulla, no? Il piano principale è girare a caso, il piano B è appostarsi tutte le notte al molo 15. Rabeliuk. Oh, maledizione, qualcuno ha qualche idea migliore? Ma chi è che ha deciso che doveva parlare Rabeliuk? Sì, no, mi è sembrata una pessima decisione, comunque sia stata incalzatia. Decideremo cosa fare strada facendo. Andiamo a vedere come Capitan sta la nostra Rabeliuk. Prego. Ecco. Adesso andiamo a vedere come sta la nostra cilla. E bravo il mio nostromo e picchio sulla spalla di Agmand. Ok, vedete aspettate, dov'è qua papà. Tra l'altro non si sente più mi avete fatto abbassare il volume, però non si sente più un tubo dopo quando ho sono morti quelli con la tosse, dopo un'ora tossire devi per forza morire. Uno ha sputato un polmone e via. Poi non era una tossicina, non c'è la via di mezzo. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Ok, dai, usciamo e ci abbiamo verso il molo 15. Ok, allora al molo 15, anzi
Ma sì, vi faccio vedere più o meno la zona. Ma sì. Allora, aspettate che mi minimizzo un po' di liste di robe che qua avete incontrato. 27 PNG. È tutto in un giorno, eh? E ne ho creati almeno 3-4 mentre eravamo in linea. Allora, poi, allora, qua volevamo... Scusate che così lo vedono anche da casa. Allora, tac, tac. Ok. Mentre, ovviamente, mentre camminiamo verso il molo, Tia dice: mi sembrava quasi più sensato il piano di travestire Rabbi Luke da elfa. Il molo 15 è... Scusate, metto un segno. Questo, ok? Ok. Ok. E questa è la nave. Quella di fronte, ovviamente. Quella di fronte, la non la zattera. Che... No, certo, quella di fronte. La maestosa Lucilla. Vi piace la vostra nave, Criella? Cos'è che c'è scritto sul fianco della nave? Dice la sirena salata. Attenzione. Era più bello Salty Siren. Vabbè. La sirena sa... Oh, vabbè, preferisco Salty Siren. Vabbè, quanto io con Illusione Minore glielo scrivo, però l'uscita. Sì, però dura un minuto, Illusione Minore. Hai trovato... Cioè, sta devi fare... Vabbè, però è un trucchetto, quindi posso farla a volontà. Certo! Quando si vede un elfo in lontananza... Stando sveglio dalle 6 alle 9 di dalle 6 di sera, dalle 9 di sera alle 6 del mattino, ogni minuto. Beh, ma il piano di quel cretino di Rabeliu che è questo. Voi non so se l'avete capito. Cioè di rimanere svegli tutta la notte e dormire di giorno. No, è bene che nessuno trovi subito la nave, perché almeno si gironzano un po' per cercarla e attirano più l'attenzione. Ok, odio fare i conti. Sono solo 540 cast di Minor Illusion. No, propongo, quando viene qualcuno, propongo di lasciare il capitano e la dama ad accogliere eventuali marinai e noi di nasconderci. Poi guardo l'armatura di Agmad e faccio: beh, io di nascondermi. Ma tra l'altro, una cosa, scusatemi, è che vi volevo dire, soprattutto ad Agmand, questa qua, tieni presente che è un po', dà un po' nell'occhio, ad esempio, se vai in giro con lo scudo montato sul braccio, cioè allacciato e non tenuto a schiena. C'è una sorta di legge sull'open carry, diciamo, degli armamenti. Non è illegale, ma è decisamente attira scortese. Occhi. Ok, ok. Indiscreti. Ma non avevo intenzione di tutti girare... i cittadini sono disarmati di solito. Non ho intenzione di girare armato, c'è una spada al lato. Sono allora, no, possono avere un coltello, queste cose, ma non sono. Vabbè, ma è un utility quello. Sì, esatto. Non sono pugnali. Anche pugnali volendo, non vabbè, è che... cioè non sono evidentemente corazzati, magari qualcuno può esserlo. Però non è, diciamo. Beh, i borghesi ce l'hanno la spada al lato quando passeggiano. Possono avere le nobili, possono avere un nobile borghese. Cioè, è più facile che leggevo su quello che c'è tu, Flavia. Sì. Esatto, è più facile che abbiano una scorta armata piuttosto che essere armati loro. Esatto. Il master non me l'ha concessa. Come non te l'ho concessa? La scorta Hai detto che sono solo come una bestia. No, te l'avevo ridetto quella, te l'avevo scritta quella roba là. Sì, 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 poi dopo. Ma meglio di noi, Agmand, come scorta armata.
Vabbè, io mi andrei tipo a nascondere nel molo a fianco, tanto se loro sono illuminati anche solo flebilmente, la mia super vista da elfa oscura non dovrebbe darmi, cioè dovrei vederci bene. Ok, va bene, va bene. Dipende, a meno che vedete sia... andare a per chi non ha night vision, scomparire nell'oscurità notturna fondamentalmente. Ok. Tenete conto, giusto, a meno che non sia, sì, a meno che non sia luna nuova, e chiaramente riesci a vedere. È buio. Ok, quindi ci sediamo voi altri dovreste avere una torcia adesso, immagino. No, adesso è ancora, vabbè, inizia a essere sera, inizia a essere crepuscolo. Ah, ok, ah no, allora è presto, cioè io mi vado a nascondere quando cala il buio. No, quando è ora, no, sì. È quello, è ancora presto, ma... sono le... Magari no, intanto no, facciamo... No, ditemi, no, volevo dire, brevemente, ditemi che cosa volete fare, volevo capire le vostre... Vogliamo fare qualche domanda prima, qualche domanda a qualcuno, se no aspettiamo fino a sera. Ok, se volevo capire se volevate... Volete chiedere qualcosa a qualcuno? Mezzelfi che girano là, ce n'è? Al momento qualcuno, lo vedete, che gira nel... è ancora... c'è luce. Fatemi un perception cortesemente. Allora, mamma mia, muoio in combattimento. A parte Criella, direi tutti e tre. Avete notate? Questo è il secondo 20 della serata, ragazzi. I miei dadi sono truccati, esatto, anche se virtuali. No. Allora, qualche guarda caso, sei l'esperto informatico del gruppo. Hai visto? Qualche molo più avanti, troverete che ci sono un paio di navi. Però la cosa che avete, che vi ha, cioè sono una attraccata di fronte all'altra, sono, però la cosa che vi balza all'occhio, che vi, dato che state cercando un attimino le, guardando chi passa, è molto variopinta le persone che le frequentano. Diciamo che avete visto giocolieri, gente vestita come dei danzatori che si muovono in quella zona lì. Circensi, direste. Che si muovono in quella zona lì. Tu? Beh, sì, direi di sì. Rabeluk? In realtà credo tutti quanti, forse non Criella e Tia. Non tutti quanti, non Criella e Tia, Rabeluk e Agmand, scusate, mi sembra come se fossi in 150. No, Rabeluk e Agmand, voi sapete che c'è una compagnia non teatrale, è più proprio un circo itinerante che fa capo al dei voli. Quindi allora... La fiera della Vergine del Mare, la Sea Maiden's Fair. In generale è già l'anno scorso, ha già tenuto... Sento, da dove arrivano sti rumori di piatti? È colpa mia, i piatti. Ah, ok, scusami Nadia, che vai tranquilla. La sala, lo studio, la cucina, no, okay, sono tutti la stessa stanza, purtroppo, quindi... È tranquillo. Ho capito.
come il ragazzo di campagna in un bilocale, no, va, bene, no, va benissimo, cioè, allora dicevo, scusatemi, mi sono perso un attimino. Avevano già fatto delle fiere, questo circo, e in generale al giorno delle meraviglie, al 3 di Marpenot, di solito avevano fatto l'anno scorso una parata circense con Discord. Io vi sento. Ci siete? No, mi sento adesso, sento anche un treno. Sì, il treno lo sento. Anch'io bene. Sento il treno. Di chi è il treno? Non è mio. La stazione è vicino a un chilometro. Male. Sto abbassando il volume, però non so se sono io, perché non so che musiche mettono sul... Sì, è diminuito di intensità, quindi... Magari sì, ero sì. Io, non chiedetemi, cioè uso... Era un carretto, dai, era un carretto. Sì, forse era un carretto, però... No. Era un carretto terrificante, anch'io l'ho sentito un attivo. E io pensavo fosse il circo itinerante che stavo passando. Allora, no, dicevo, era un al giorno 3 di Marpenot, è il giorno delle meraviglie, che è un giorno dedicato a Gondar, che è il dio delle invenzioni, fondamentalmente. Dov'era Gondar? Ah no, aspetta. E c'è di solito una parata lungo tutta la città. Ovviamente ogni tanto organizzano anche spettacoli, perché non è che lo possono fare un giorno solo all'anno, però l'avevate già sentita questa cosa qua, perché era stata particolarmente imponente l'ultimo anno e basta. Vabbè, Luca, andiamoci a fare un giro là. Sì. Tanto mentre aspettiamo che si fa sera, inganniamo il tempo. Ragazzi, se volete venire con noi... Ma sì, io vengo. La nave è al sicuro. ti assicuro nelle spalle e mi segue. Cioè, sì, vengo anch'io. Ok. Avvolto praticamente, immagino che c'è una brezza del mare che... Anzi no, la vedi guardare e questi uomini e donne, insomma, impegnati in acrobazie, spettacoli, eccetera, vedi guardarli con gli occhi sgranati e ti chiede, cioè ti tira per una manica e ti chiede che cosa stanno facendo. Ti divertono e fanno divertire gli altri. È la prima volta che vedo una cosa del genere. Ma andiamo a vederla da vicino allora. Mm-hmm. Ma no, sono dei cialtroni, vogliono che gli lanci delle monete in cambio di qualche capriola. No, mira. Allora, è assolutamente caotica, diciamo, il molo di fronte alle due imbarcazioni, che vedete, una si chiamano una l'Heartbreaker e una Hellraiser. E la Madonna, scusatemi però, non so come ha fatto, non so come hanno fatto a dargli quel nome, perché io ho in mente testa a chiodi e sì, il Razer. Va bene, sono due fregate che solcano gli abissi inesplorati. E, dicevo, è assolutamente caotico il molo di fronte a queste due navi. C'è un via vai di persone che si muovono, gente che chiacchiera, diciamo acrobati che provano il loro numero, ed è estremamente confuso, diciamo, qua davanti. Quindi, ditemi se volete fare qualcosa in particolare. Cosa avevi in mente, Agman? Ah, di passare solo il tempo qui e dare che si faccia sera. Ci sono mezzelfi rimasti
Sì, beh, nelle navi li vedete andare e... Scusate che ho tirato sbagliato. È variopinto, dove ci sono nani, gnomi... Fra i circensi c'è qualche elfo o mezzelfo? Fatemi un perception. Una bella elfa, magari. Ackman è uno carismatico. Io però, piuttosto che vedere se ci sono elfi o mezzelfi, mi interesserebbe di più vedere se c'è gente armata e quanta. Allora, chi è l'unica che ha fatto un tiro alto? No, anche Rabeliuk. Anche Rabeliuk. È caduto Cesare. Sì, infatti, infatti ciao Discord. Ciao. Scusatemi, arriviamo tra un secondo. Eccolo qua. Scusate. No, dai. Eccolo qua. Il motivo per cui amo Discord di usare questo nuovo setup è che si rimette. Però mentre non c'è Cesare, tipo al posto della mia cam c'è un quadrato. Sì, quello sì. Però almeno lo fa in automatico di riprendere in posizione, che prima col vecchio devo farlo a manina. Di rimetterli a posto. Scusate. Nessun problema. Ok, riprendiamo. Dicevamo, stavamo dicendo, tu hai tirato... Sì, hai tirato... No. Sì, hai tirato anche tu, sei caduto. Sì, ho tirato, sì, 17, se non sbaglio. Allora. Totale. Tia. Ci sono delle figure che identificheresti anche come elfi. In un paio di loro non ti torna c'è qualcosa che non va nel loro aspetto. Che colore hanno degli occhi? Posso, se l'ho notato. Aspetta che... Dice... Beh sì, col tuo tiro sì. Sembrato solo per un istante. Che poi ha distolto immediatamente lo sguardo, ma una di loro per un attimo ha avuto un riflesso rosso negli occhi. Ok, compatrioti, Ale. Non so se vuoi dare qualche descrizione anche agli altri, se no parto subito, sempre, visto che comunque ero vicino ad Agmad, gli dico bassa voce, credo che ci siano altri elfi come me qui. Altri draw? Sì. Cerco, se riesco, senza farmi notare, cerco anche di indicargli. Ma ce lo stai dicendo a tutti? No, a Dagman, perché sono di fianco a lui. Okay. Cioè, immagino che glielo dico proprio all'orecchio. Ma fanno parte dei circensi? Sì. Ok. Non hai visto ci sono un'altra cosa che notate. Ogni tanto vedete degli automi muoversi fra, cioè, costruzioni meccaniche, macchine, automi, diciamo, non saprete meglio identificarli, non sembrano sicuramente esseri viventi, ma sembrano dei costrutti di qualche tipo, roba magica. Magica o meccanica, non lo sapete. Per noi non c'è differenza, in teoria, nessuno di noi è uno studioso, credo. Quella è roba seria, non quei coglioni che fanno le capriole. Quella è roba seria. Vorrei farmene uno. Li fisso. Che particolare scelta di parole. Ti indico. Sì, vabbè, indico a Dagmand i circensi che immagino essere Drow. Sono Drow. Allora, non evidenti? No, sembrano degli elfi. Solo che... Giusto per farvi vedere, che lo faccio vedere un po' a tutti. Questo
Okay. Questa è la parata, come si può presentare al... Ok. Gli automi lì in primo piano sono veramente inquietanti. L'ho messa proprio per farvi capire... Il tipo di parata, ok. E anche il tipo di figure che vedete ogni tanto di sfuggita nella nave. Ok. Ok. Hanno una serie di ingranaggi. Mi giro verso il gruppo? No. Ragazzi, stiamo perdendo tempo qui. Non abbiamo nessuna idea di come trovare l'assassino di questi mezzelfi. Stiamo vagando e la cosa non mi piace. Mi ha indicato gli elfi lì giù. Sì, per quale motivo? Forse potremmo chiedere a loro, ma forse no, perché io non mi fido. Tia te lo dice subito, io non mi fido. Potremmo chiedere a loro, io non mi fido, ti dice. Secondo Tia sono dei... Dei droga camuffati. Porco la Thunder, ma è possibile? Allora, fatemi un int, cioè un intiro su intelligenza generica. Check di intelligenza. Ok. Ci ho acchiappato, sì. Ale. Ok. Allora, vabbè. Il tiro di int. No, vabbè, non è il tiro di int. C'è una linea piatta, un ECG, Sì, c'è proprio la goccia di bava che scende dalla bocca, la lingua fuori, gli occhi bruciati. Un intellect devourer uscire direttamente da Tia. Anzi, dice che gli entra dentro e dice qua c'è spazio, non c'era qui dentro. Allora, no, comunque, Kriel Agmand Rabeluk. Allora... È evidente che non vogliono che la loro etnia sia palese. Okay. Cioè lo dico proprio per... Se ne ha intravisti un paio e non volevano farsi vedere, perché sennò non si sarebbero toccati. Ok. Okay. Era solo per dire che okay. Sì, quindi ci abbiamo fatto una prova di intelligenza per farvi venire in mente quanto potrebbe essere, diciamo, diplomatico il ciao, sei un draw. Ciao elfo scuro. Dice: "Ma ciao, ti stai nascondendo dagli sbirri?" No. Anzi, però se vuoi venire un attimo lì dietro ne parliamo, tranquillo. Ok, chiaro. Era un tiro generico per capire quale fosse la situazione. Sentite, da un lato questa gente qua può avere tante informazioni, dall'altro rivelarsi può essere rischioso. Io terrei un profilo basso. Calcando proprio la parola, questa gente qua dice: questa gente qua è più pericolosa degli Zentarim, dice. Ma proprio così, è tranquilla, secca. Bella, la nomea che vi portate dietro non è positiva, no, assolutamente. Ci tengo solo a far notare che avete contestato il mio piano B, ma non avete trovato ancora una soluzione migliore. In compenso abbiamo trovato degli elfi scuri del sottosuolo, altri elfi scuri, che potrebbero tranquillamente essere gli assassini, no? Perché tanto siete tutti assassini, no? E Tia non ti dà contro, ti dice potrebbero. Cioè, tu è quasi fa contrasto, no? Perché normalmente uno fa la mia razza, bla bla bla. Certo. No, invece Tia ti dice potrebbero. Rabeluk, quando ti risponde inizia
intravedi il fatto che probabilmente che era quello che stava pensando lei. Cominciamo ad andare d'accordo su qualcosa, quei figli di puttana della tua razza. Rabeliuk, comunque le tue capacità investigative mi mettono i brividi addosso, devo ammettere che il tuo acume mi stupisce. Mi stai prendendo per il culo? Assolutamente. Grazie, lo so, non mi avresti eletto capitano della tua Lucilla se non fosse stato così, se non fosse stato per il mio acumeno. Allora? Aspettiamo il tramontare del sole a questo punto. A meno che non avete altre idee, io qua non vedo nulla di interessante. Se non quegli oggetti meccanici che si muovono in maniera dinoccolata. Si dice così? E sia. Impacciata, sì, va bene. Va. Ok, aspettate un attimo che volevo... hai visto il messaggio, Tia? Sì, ci ho scritto su Discord perché non so whisperare su barra VGM, dovrebbe essere o barra VG, dovrebbe essere barra V spazio mai, barra V spazio GM, fai una prova. Sì, infatti, barra V spazio GM spazio messaggio. Esatto, corretto. Ok, ha funzionato. Però non me lo ricordo. Perché io mi ricordavo di averti detto segnatelo sulla scheda perché non mi ricordo, cioè perché ti dico se no non ho altro modo io di segnarmi il ogni mattina quando fai il trucco qual è la CD che devo fare per notare è che in notes log non c'è scritto niente e allora facciamo che è quello. È ragionevole, ci sta. E lo segnatelo, mettilo nelle note. Trucco parrucco 17, quello che era quella roba. Ok. Giusto per. Scusate, non era una roba che mi serviva a me per vedere se loro avevano sgamato medico. Ovviamente, cioè tu puoi vedere loro, però non è che possono non fare la stessa cosa. Ok. Anche perché, poi correggimi se sbaglio, Flavio, ma non esistono le lenti a contatto, quindi senza la magia il colore dell'iride non la puoi alterare. Non lo sa, no, non lo sai questo qua. Potrebbero esserci cose alchemiche per farlo. Non magiche, cioè sì, diciamo magiche, ma la portata comunque anche di chi non lancia incantesimi. Esatto, pozioni. Possono esserci delle robe tipo estratti di piante che usi come collirio e ti cambiano il colore dell'iride. Possono esistere, capito? Cioè, vabbè, sicuramente Tia non lo sa perché lei c'ha gli occhi rossi. Però, ok, va bene. Basta, tutto qua. Quindi, dicevo, lasciate un attimo i moli. Adesso inizia a essere tardino, è orario di cena, infatti un po' si ritirano. Sì, sto vedendo il messaggio che avete scritto. Sì, taumaturgia può cambiare l'aspetto degli orchi e degli occhi in genere, però... Degli orchi anche. Anche degli orchi. Però appunto è una roba da caster, non da... Esatto. La mia domanda era proprio senza magia si può? Risposta è... E la risposta è non lo sai, cioè la risposta è non lo sai, non è, cioè potrebbe essere, non è il tuo campo questo qua. Diciamo. Yeah. Anche perché per quanto riguarda te... Tu non lo sai, nel senso non hai incontrato ancora altri che si nascondono, che si nascondono? Cioè non hai interagito con loro? No, no, con altri... Che si mascherano come altra razza? No, da quando ho raggiunto Waterdeep no. Ok, quindi chi dove eri prima non avevano motivo di... Di nascondersi, quindi non lo sai. Tutto. Basta. Ok, scusate, quindi vi allontanate dai moli
ho la gola secchissima perché ho finito di bere. E cosa volete fare? È orario di cena ormai, quindi i moli si stanno svuotando, alcuni vanno ad iniziano ad andare verso le taverne, si infilano e via. Iniziamo altri, a guardare altri, è ancora nel buio, ragazzi. Iniziamo a guardare a questo molo 15 se qualcuno arriva. Beh, okay. Mangiamo e appena è notte, insomma, ci appostiamo. Ok. Avvolti nelle nostre coperte dal fredda brezza marina. Okay. Fate turni, non fate turni, dormite, non dormite, cosa fate? Beh, io dormiamo. Quando ci appostiamo io starei in realtà nascosta, separata dal gruppo, dove allora posso vedere loro, ma... Okay. Ma non dormiamo, ovviamente. No, non dormiamo. No, siamo tutti svegli. No, facciamo dei turni. Sì, sì, non facciamo neanche un riposo breve. Ah, volevo capire se dormite o non dormite, perché poi... Ma magari facciamo... scusate, magari facciamo un riposo breve nel tardo pomeriggio. Voglio dirvi, a mezzogiorno, il giorno dopo, avete l'appuntamento al... Esatto. Vabbè, magari c'è... stiamo in piedi fino alle 4, poi se non arriva proprio nessuno molliamo il colpo, cioè. Sì, appena inizia a sorgere il sole ci andiamo a fare una penneca, perché sennò non sta bene dal magistrato con le occhiaie. Borse. Va bene. Allora. Ti devo fare un tiro di stealth? Stealth e tutti quanti un perception. Ma ti faccio anch'io stealth, perché appena Agmund e Criella non guardano, col cazzo che resto impalato sulla banchina. Mi ero chinato giusto un attimo dietro una cassa. Ti devo fare anch'io il tiro di perception, sì? Sì, tutti. Ok. Beh, stealth è andato bene. Vabbè, scusatemi. Allora, ce l'ho qua, scusatemi. Guardate che apre le schermate che possono vedere chi sta guardando lo stream, ma non... Ok. Ok. E ok. Passa, non vedete. Allora, la banchina si svuota via via, vedete poi un ritorno di persone che, finito di mangiare in taverna, ritornano alle loro abitazioni o rientrano nelle imbarcazioni per poter andare a dormire. Qualche lampione viene acceso, altri vi ricordo che non ci sono molti lampioni, forse un po' più di luce arriva dalle imbarcazioni. Dall'ingresso è ritornato il treno. Sì, sì. Però non volevamo interrompere. Qualcuno col carretto che riporta via le merci che stava portando. Esatto. C'è un carretto che trasporta imbarcazioni. Esatto. Carretto di piombo. Non notate null'altro di particolare. Cala il silenzio. C'è un solo il rumore, lo sciabordio delle acque, inizia a fare freschino perché è comunque i primi periodi di primavera e l'umidità è ovviamente elevata, qua fa freschino. Mm-hmm. Però non vedete nulla di particolare. Di notte sono passate un paio di figure, ma erano umani. Quindi per tutta la nostra veglia non vediamo... Oh, yeah. Cioè, fino alle 4 del mattino non arriva nessuno. Alle 4 del mattino non arriva nessuno. Alle 4 del mattino ti esce dal suo nascondiglio, si torna dai propri leati.
e alleati col punto di domanda se non si fosse sentito, e fa: ragazzi, secondo me continuare per stanotte non ha senso, anche perché domani fra qualche ora abbiamo degli impegni e tornerei domani notte. È andata male, vi chiedo scusa, forse non è stata l'idea migliore. Andiamo a dormire. Sì, andiamo a dormire, anche perché io ora dal... Sei saltato, Agmand. Sì. Andiamo a dormire. Okay. Ok, andiamo. Ok, scusate che volevo fare una cosa. Quindi tornate a Troll School Manor. Ok. Aspettate che faccio, uso la potenza del programmino. No, così dovrebbe essere steltato. Mm-hmm. Ho visto quattro ombre. Però c'erano ombre. Parecchie dadi. Sì. No, è che in questo modo riesco a fare un tiro per tutti quanti, il tiro per tutti quanti al volo. Okay, allora, okay. Ah, però, cazzo, sai, cioè, ti è la tua serata per i perception, io te lo dico, non volevi dirtelo, però credo che tu non abbia fatto niente sotto il 20 di tiri di perception stasera. E anche, in realtà l'unico è Lagmand che non lo becca. Allora, Agman è un'occasionevole, alle 9 deve andare a letto. Esatto, è abituato. È stanco. Tornate alla vostra abitazione, al vostro maniero. E entrate tranquillamente, non c'è nessun problema. Poi, per un attimo, separatamente, Criella, Tia e Rabeluk, avete come l'impressione che di aver visto a una finestra una figura e poi sparita da fuori verso dentro? No, all'interno del maniero? No, voi siete dentro ed era fuori nel maniero, l'avete vista nel vicolo di fronte e poi sparita. Ma no, aspetta, noi eravamo dentro il maniero e questa figura si è affacciata a una finestra del maniero da fuori? L'avete vista passare. Cioè l'avete vista come se guardasse nel dentro il maniero e poi via. E poi si è allontanata. Cioè, poi ma non l'abbiamo riconosciuto. E poi via. Ma non l'avevamo mai visto, cioè nel senso... Cioè un'ombra o è una figura definita? No, non ombra inteso mostro, ombra. No, certo, no, un'ombra no, tipo una sagoma. Una sagoma. O quindi non portava con sé fonti di luce di alcun tipo? No, non portava con sé fonti di luce di alcun tipo. Ok. Avete visto anche voi? Cosa? Fa... Io l'ho visto. Una figura losca? Alle 4 del mattino ha appena guardato nella nostra direzione. Che Avi si faccia i cazzi degli altri in tutti i sensi è ben noto, ma a quest'ora... L'altezza qual era? Cioè, potrebbe essere Avi dall'altezza? No. Cioè, beh, oddio, sì. Come altezza, sì. Nel senso che... Però altezza, come altezza silhouette, della, no. Altezza della figura? Sì. Ti dirà, le movenze almeno non appaiono quelle... Vabbè, non mi sembrava Abby. Flamboyant del... nel senso, di sicuro, umanoide. Ma... Taglia media. Diciamo che era... Giusto, scude, gnomi, elfling. Sì, sì.
Scusa, ma questo è immediatamente fuori però, il però, nostro... Scusami, nel senso è la stessa taglia di Avi, in quel senso è la stessa taglia di Avi. Movenze non sono assolutamente quelle che hai visto... Avi, quindi, allora, vabbè, Avi, non è... escludo che sia lui. Insomma. O Avi è un abile... è abile a mascherare la suonatura. Vogliamo uscire a dare un'occhiata? Eh sì, io appena vedo questa figura fuori mi scaravento subito fuori la porta per vedere di chi è, che cosa è. No, appena uscite... Cioè, mi guardo intorno. Sì. Sopra il tetto... Vi guardate, rifatemi un perception. Chi si butta fuori a guardare e niente che ci abbiano seguito dai moli fin qui, madonna santa ragazzi. Ora, allora no, però Agmand e Rabeluk avete come è molto difficile non è una cosa no certo avete l'impressione di aver sentito dei passi di qualcuno che si allontanava molto in lontananza. L'ora è tarda, quindi non c'è. Scusate, mi sto svaccando sulla sedia. Non c'è molta gente che cammina in questo momento. Guarda Rabeluk, sarà stato un ladro? Perché guardi me? Amici tuoi? Ho come la sensazione che qualcuno ci abbia seguito dai moli. Abbia notato il nostro appostamento, magari. Mi fa ridere l'idea di uno che si apposta per guardare noi che ci appostiamo. Per guardare nulla. Gli abbiamo fatto pensare così, hai ragione. Abbiamo fatto perdere una notte. Come l'abbiamo persa noi. Ok. Chiunque fosse se n'è andato. Andiamo a letto, sono stanco morto. E con questa, diciamo, con questa nota sul gruppo che va a dormire. Diciamo. Ci andiamo per davvero a dormire. Il spero che allora, scusatemi, la chiudo qui quella la cosa. La trama avete un po' idea che si sta infittendo, cioè c'è più carne al fuoco in questa città di quello che la superficie lascia intendere, diciamo così. Eh sì, ne abbiamo però solo una vaga impressione. Per ora solo una vaga impressione. Beh, sappiamo già che gli Xanatar si nascondono nelle fogne della città. Sì. Questo è già un chiaro segno di c'è qualcosa sotto. Esatto. Letteralmente. Esatto. Però ancora non avete idea di quanto è profonda la tana del Bianconiglio, diciamo così. Assolutamente. Avete iniziato a mordicchiare i posteriori della città. Per dire. Non abbiamo chiesto nulla ad Avi ancora, Non avete chiesto nulla ad Avi, non siete andati ad Avi dopo aver fatto il... Ecco, appunto, risolto, cioè aver parlato con... sì. Con Tully. Tully. E... tipo, ma è successo ieri mattina. Sì, avete fatto una giornatona lunga, quindi non... Quindi è da vedere. Ci sarà da vedere. Poi c'è ancora per voi da entrare ufficialmente in possesso del maniero. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Salutiamo. Buonanotte a tutti. Giovedì prossimo, a meno di cose straordinarie. Esplosioni. Sì, PC che saltano in aria inavvertitamente, quindi... PC che non arrivano in tempo.
In che senso? Il tuo non doveva semplicemente... Ma non puoi usare questo fin tanto che non arriva l'altro? No, l'ho venduto. Ah, giustamente. Se lo vengono a prendere sabato. La pubblicità, va bene, la possiamo fare qua così tanto la faccio direttamente quando c'è ancora, siamo tutti quanti. Ragazzi, esatto, bravi. No. Segui. Sì, è di qua. Eh sì, di qua. Giusto, lo vedo nella... Bravo, sì. Allora... se vi piacciono le avventure, ricordatevi di seguirci, iscrivervi al canale. Iscrivervi al canale, questo fa certamente comodo. Preferibilmente al momento su Twitch, ma se volete anche seguirci su Facebook e YouTube, bene, meglio ancora. Cioè, meglio su Twitch al momento, che così potete anche scriverci qualche cavolata quando la facciamo. E se non vi costa nulla abbonarvi, non ci fa schifo, così magari potete contribuire a un PC del master che non gli dia lo schermo blu ogni quattro sessioni, che se avete Prime è gratis, esatto, nel senso, in questo senso non vi costa nulla. Se avete Amazon Prime si può fare l'abbonamento gratuito, una volta al mese ci si può abbonare a un canale gratuitamente, a voi non costa nulla, a noi ci dà un qualcosa, forse, perché qua non si è visto un cacchio, modo di poter... Peggio di così non riesco. Aumentare diciamo, le possibilità del canale. Detto questo, buona serata, divertitevi e fino alla prossima, ruolate che vi passa. Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Buonanotte!